Parliamo del ritorno del lupo, con gli avvistamenti sempre più frequenti a caccia di cibo, come quanto successo a Meane di Susa, in provincia di Torino, precisamente in Piazza Europa, proprio davanti al municipio e alle scuole del paese, dove si vedono due lupi che inseguono e sbranano un capriolo rimasto senza una via di fuga. È accaduto a fine febbraio, intorno alle 2:30 di notte, e il filmato è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, un filmato crudo che potrebbe urtare la sensibilità e che riaccende il dibattito tra cacciatori, allevatori, animalisti e ambientalisti, tra chi vorrebbe gestire e conservare il lupo senza abbattimenti e chi ritiene che serva invece una politica di contenimento. Ne abbiamo parlato con Marco Cenni, presidente dei comprensori alpini TO2 e TO3, Alta e Bassa Val di Susa e Val Sangone. Il lupo oramai ha colonizzato tutto l'arco piemontese, ha colonizzato le colline e adesso sta scendendo in pianura, dove veramente non dovrebbe esserci. Questo perché? Perché con la forte quantità di selvaggina che c'era ha avuto terreno fertile. Quello che alla gente non piace sentire è parlare di gestione del lupo. Il lupo è come il cinghiale, come qualunque altro animale. Se non c'è qualcuno che lo controlla, crea degli squilibri notevoli. Perché effettivamente finché ha da mangiare, finché c'è selvaggina, secondo me il lupo assolutamente non è pericoloso, se non in certi frangenti. Però la certezza non ce l'ha nessuno. Io sono super parte, non voglio che non ci sia il lupo, non voglio che ci sia. Me ne sto all'esterno perché la mia posizione è quella di gestire tutti, sia gli ambientalisti che i cacciatori. Però mi piace quando si parla di certezze. Perché quando il lupo non ha più da mangiare, non è che va a mangiare le piante o l'erba, o come la volpe che mangia anche bacche e roba del genere. E il lupo è come il leone, è un carnivoro. Quando non c'ha più da mangiare, o muore di fame o cerca di attaccare anche l'uomo. E questo purtroppo succede anche. Quello che crea è un grande problema, perché tutti dicono bello bello il lupo, ma come dico io, viverlo a Torino, chi vive nelle grandi metropoli, è una gran bella cosa. Ah, il lupo è bello perché sembra un cane, è bellissimo come animale, niente da dire. Ma chi vive la montagna, i pastori che montano e vanno su con i greggi, che hanno dei problemi enormi, calcolate che sono migliaia di persone che fanno quella vita lì. Quindi le persone che dovessero vederli, innanzitutto non pensate che sia un cane, è un animale selvatico, è un carnivoro, quindi un possibile anche aggressore. Questo bisogna dirlo, avere il coraggio di dirlo. Ma non è così pericoloso come si può dire, bisogna solo avere delle accortezze. In primo di non mettersi a correre, scappare, come dico, andarsene via in retromarcia, piano piano, battere le mani, far rumore, vedrete che lui si gira e se ne va.